Presentazione della sua candidatura a sindaco per portare la città di Mazara verso quali traguardi? Noi vorremmo una città moderna, tecnologica. Noi vorremmo una città dove ogni azione amministrativa vede al centro le persone, sia in campo di welfare, dove c'è un'ampia, vasta parte di popolazione che probabilmente oggi non ha nemmeno il diritto di chiamarsi cittadini di Mazara del Vallo. Noi vorremmo una città dove i giovani vanno via per volontà, per provare nuove esperienze e non per costrizione, dove volendo potrebbero anche tornare e trovare una città accogliente anche dal punto di vista dello sviluppo economico. Noi vorremmo una città dove la viabilità sia un po' più moderna, no? Dove vedere tram elettrici. Noi vorremmo una città dove un piano energetico consentirebbe a tutti i cittadini di risparmiare davvero parecchio riguardo le bollette, non solo quelle delle imprese o addirittura degli edifici pubblici, ma anche quelle familiari. Noi vorremmo una città dove un centro storico, che oggi è una bella vetrina, possa essere riempita di contenuti. Per tutto questo abbiamo già un progetto che diventa programma, abbiamo delle politiche fiscali adeguate e saranno quelle che presenteremo nel prossimo ciclo di conferenza stampa in questo luogo da giovedì prossimo. Progetto condiviso da 5 movimenti civici. In questo momento il nostro sforzo è quello di mettere insieme i programmi e i progetti che ciascun gruppo ha elaborato nel proprio percorso in questi anni. Io ho sentito dire da diversi: ma il programma ce l'avete? Ne abbiamo fin troppo. Infatti, poiché questa coalizione, che si è palesata soltanto sabato scorso, è la conclusione di un percorso di confronto fatto anche sui programmi, questo confronto ha già portato quasi alla definizione di un progetto comune. Ancora ci sono i dettagli da sistemare e avrete modo di conoscerlo.